Siamo a Lison con il consigliere comunale Alida Manzato, consigliere comunale di Portogruaro, con un rappresentante della famiglia Marzinotto che è della Casa del Trattore, un'azienda metalmeccanica qui di Lison, e con un cittadino che abita in questo posto. Perché questa intervista? Perché verrà realizzata una rotonda per risolvere i problemi di tutti gli incidenti, ma di un posto evidentemente che ha creato alcune difficoltà. Però voi siete venuti a conoscenza di questa rotonda che l'ANAS dovrebbe fare senza essere stati interpellati, e comunque questa rotonda non risolve i problemi vostri. Ecco, sentiamo un attimo la consigliera. Sì, questo incontro l'abbiamo richiesto soprattutto per fare un po' di chiarezza e per mettere in evidenza alcune lacune, diciamo anche gravi, prima di tutto dalla parte dell'amministrazione comunale, che ha messo di fronte al fatto compiuto anche i consiglieri comunali in merito al progetto di questa rotatoria. Rotatoria ovviamente che verrà realizzata da ANAS, che però, come ha anticipato lei, non risolverà i problemi né delle attività commerciali, neppure però di tutte le persone che transitano e che si trovano ad entrare o ad uscire dalla frazione e verso la frazione della direzione di Portogruaro di San Stino. Ecco, sentiamo un attimo invece un imprenditore, il quale ha un'azienda, e che problemi gli crea questa rotonda, e soprattutto cosa si dovrebbe fare per risolvere il problema anche di chi lavora. Sì, come ha detto lei, questo progetto invece di crearci degli aiuti ci crea delle problematiche, perché il progetto che ci è stato presentato, un progetto che a noi è stato presentato da poco, invece di venire incontro alle realtà imprenditoriali ma anche ai cittadini, ha tenuto conto solo della viabilità della statale 14, di conseguenza il progetto non ci aiuta in nessun modo, anzi ci crea del danno, perché non si è tenuto conto che sono realtà che passano dei mezzi agricoli o autocarri o quant'altro, che non riescono a passare nella nostra attività e anche le altre attività limitrofe, quale il bar che c'è qui, senza creare dei disagi, e questo per noi è un problema. Quindi vorremmo che venissero prese in considerazione delle osservazioni di chi vive nel posto e chi esercita questa attività, perché la nostra azienda è da più di 70 anni qui presente nel territorio, e di conseguenza avremo bisogno di valutare degli adeguamenti a questo progetto per venire incontro a noi come attività, ma allo stesso tempo anche per accedere al paese di Lison, a uscire, accedere, perché sì, si va a migliorare la statale 14, però non l'inserimento presso la statale. Non è solamente la sua attività, ma molte altre che hanno questo problema, però c'è anche chi vive. Ecco, sentiamo da un cittadino che abita in questo posto. Sì, il problema della rotatoria, così come c'è stata presentata, non risolve l'integrazione sul paese di Lison, perché vista dal progetto, ripeto quello che ha detto anche l'amico, è stato presentato pochi giorni fa come un dato di fatto, e il problema vero, che non è tanto la statale 14 ma è l'imbocco per via Caduti e verso la statale, rimane così com'è, perché si realizza una rotatoria che sposta di qualche metro l'incrocio di Lison, però l'imbocco a via della statale 14 rimane così com'è. Un mezzo pesante o anche altri mezzi che entrano ed escono dalla statale si bloccano, col rischio che poi le macchine che arrivano dalla statale in velocità provochino un incidente. Io sono in macchina tutto il giorno, questo è uno degli incroci che sono più pericolosi della zona. Ecco, cosa si sentirebbe dire all'ANAS? Mettiamo che l'ANAS veda questo video, beh, parli all'ANAS e chieda cosa vorrebbe. No, vorrei, ma non solo io, penso che anche tutti i cittadini. Diciamo a nome un po' di tutti. Esatto, niente, vorremmo che ci fosse un incontro innanzitutto con ANAS, perché vengano prese in considerazione le nostre problematiche e cercare di risolvere, non lasciare un punto fermo questo progetto, ma cercare di trovare una soluzione comune per tutte le attività, cioè farci sentire anche noi, non lasciare tutto così com'è. Ecco, come consigliere comunale si sente di chiudere questa intervista? Sì, dal punto di vista politico indubbiamente è necessario un incontro con ANAS, soprattutto per fare chiarezza su quella che è la posizione e l'interazione che c'è stata fra l'amministrazione comunale e ANAS. A livello politico, noi consiglieri comunali, soprattutto i consiglieri comunali di minoranza, durante le commissioni hanno proposto e sottoposto numerose varianti, proprio perché
la realizzazione della rotatoria potesse incontrare tutte le esigenze sia di chi transita in strada statale ma anche di chi deve entrare ed uscire dalla frazione di Lison, osservazioni che quanto pare non sono state non solo recepite, cioè non solo accettate da ANAS, ma ANAS non le ha potute proprio recepire perché sembrerebbe non fossero neanche mai state presentate. Quindi noi sicuramente un incontro potrebbe essere chiarificatore per i cittadini ma anche per noi consiglieri per capire qual è stata l'attività di intermediazione fra l'amministrazione comunale e ANAS. Posso permettermi, noi abbiamo dato anche dei suggerimenti all'amministrazione comunale durante l'incontro che è avvenuto, semplicemente due consigli su un piccolo spostamento della rotatoria e una modifica dell'incrocio verso la via Caduti della Patria, sono dei cambiamenti che costano poco o niente e quindi a mio avviso, ma come anche le altre persone che hanno ascoltato, si potrebbero mettere in campo anche senza tanta fatica. Il nostro non è un mettere il bastone fra le ruote nel interrompere un progetto, perché comunque la viabilità è evidente che qui va sistemato qualcosa, ma è quello solo di rendere anche l'accesso di Lison per tutti questi cittadini facilitato e in sicurezza anche.